Dal calcio alla sala stampa, poi per finire a scrivere un libro. E questa è la metamorfosi di Pierandrea Fanigliulo, ieri calciatore, poi giornalista, adesso scrittore del libro Il volo di Aracne, una rondine appena nata nel nido nascosto tra le zone più alte e inaccessibili della cattedrale di Otranto, un volo il quale scruta tutto il Salento e ne vede pregi e difetti di un territorio magico che può offrire tanto, ma che potrebbe dare ancora di più. Una storia avvincente che è allo stesso tempo un viaggio di esplorazione del territorio, un atto d'amore dell'autore nei confronti di uno dei luoghi più belli del mondo, il Salento. Il volo di Aracne dall'alba al tramonto è un racconto che ho voluto fare per narrare il Salento dal mio punto di vista. Davvero è un qualcosa che è uscito peraltro nel giro di 2 mesi, è un libro che ho scritto in poco più di 2 mesi, è venuto giù di getto e niente, il mio esordio letterario, vediamo come andrà. La cosa che poi mi inorgoglisce particolarmente è la presenza dal 14 al 18 al Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie alla mia casa editrice, al Music House, Luciano Pagano, e volevo già che ringraziare anche chi è intervenuto quest'oggi, come Cesco, che è autore della prefazione, Cesco della prima classe, il presidente dell'Ecce, Saverio Secchi Damiani, nonché ex professore mio, col quale ci accomuna l'amore per questa terra, e Massimiliano Romano, vicepresidente della provincia.